a tutti gli amici di Live Music Lombardia, siamo alle sale prova NIPA di Monza per la quarta giornata di audizioni del contest 2015. Loro sono i Pancoscenico, sono appena arrivati dalla loro audizione, com'è andata? Bellissimo, direi. Avete suonato due brani, tre brani, quanti ne avete fatti? Abbiamo suonato due brani, Cuba Libre e L'ultima fantasia. Ok, leggo che voi siete una band punk rock italiana e cantate anche in italiano, giusto? Siete insieme da marzo 2012, avete anche autoprodotto, un EP che si chiama Ci vediamo stasera e ho già mal di testa. Qualcuno che mi vuole raccontare qualcosa di questo EP, come è nato, dove l'avete registrato? Veramente. Allora, l'abbiamo registrato quasi in casa da un conoscente che aveva uno studio in casa sua. Non facciamo il nome perché non è più un nostro amico oramai, quindi la cosa è molto tragica. E no, niente, erano canzoni che avevo scritto qualche anno prima di mettere insieme Pancoscenico, quindi mi sono trascinato, diciamo, le vecchie canzoni che avevo e insieme al gruppo le abbiamo realizzate subito. Infatti, pronti via, tempo qualche mese che suonavamo insieme, eravamo già in sala a incidere. È uscito nel dicembre 2012, poi questo disco ha avuto un seguito, nel senso che leggo che un pezzo, giusto, ditemi se sbaglio, ha vinto un premio, giusto? È arrivato tra i finalisti del premio La tua musica per il lavoro. Che tipo di concorso era? Era un concorso organizzato da Radio Fly Web e dalla CISL e anche dal Mail, le etichette indipendenti. E niente, siamo arrivati tra i primi dieci con questo brano che è Triste come te. Appunto, l'argomento era La tua musica per il lavoro, Triste come te, un testo che parla proprio di questo. E niente, siamo arrivati lì. Siete voi quindi gli autori anche dei testi delle vostre canzoni? È tutta farina del vostro sacco, quindi musica e testi. Leggo poi anche che è uscito Cuba Libre, di cui mi parlavate prima, nel settembre 2014. Avete quindi progetti per un nuovo disco, per un nuovo album? Sì, attualmente stiamo lavorando al nuovo album che includerà anche Cuba Libre e altre canzoni nuove, anche L'ultima fantasia, che è quella che abbiamo cantato assieme a Cuba Libre. E quindi prima o poi sentirete delle nuove dai Pancoscenico. Ci siamo. Quindi è in cantiere. Se i nostri amici volessero cercarvi su Facebook, avete un sito, avete una pagina Facebook, sui social, c'è qualcosa di scaricabile, dove possono andare? Allora, su Facebook basta cercare Pancoscenico e ci siamo, su SoundCloud c'è tutto il nostro primo EP scaricabile automaticamente, gratuitamente, e poi sul canale di YouTube trovate tutti i nostri ultimi live e quindi potete ascoltarvi tutto, incluso Cuba Libre. Quindi sempre Pancoscenico anche YouTube per il canale? Sì. Ok, io vi auguro un in bocca al lupo per il contest innanzitutto. Grazie. Vi regalo il calendario di Live Music Lombardia. Grazie. Ok, ciao a tutti gli amici di Live Music Lombardia. Grazie. Ciao.